Dall'8 all'11 novembre Antonimina, Portigliola, Sant'Ilario dello Ionio e Locri ospiteranno Sapori e Identità, evento promosso dal gruppo di azione locale GAL Terre Locridè. Si è partito ieri da Antonimina, dove nell'ambito della terza edizione di San Martino in paese, a cura dell'associazione Enosis Comitato Feste Antonimina, ha avuto luogo l'inaugurazione del Museo dell'Olio presso Utroppitedu, dedicato alla storia e alla cultura dell'olio d'oliva. Noi con questa associazione abbiamo voluto ripristinare una parte della storia di questo paese, di Antonimina, e quindi riprendere antiche tradizioni come quella della molitura delle olive. Per questo motivo è stato ripristinato un antico frantoio risalente agli ultimi decenni del 1800 e chiuso però negli ultimi decenni del 1900. Come si potrà vedere all'interno, ci saranno tutte le strutture che erano presenti al tempo e lasciate come erano in origine, quindi è stato riportato come era agli albori. Allora, queste sono le vasche dove venivano depositate le olive in attesa della molitura, vengono dette in dialetto i casedi. Una volta raggiunta la quantità necessaria alla macina, venivano portate in questo foro che raggiungeva direttamente la macina sotto. Qui è possibile trovare la macina, quindi è la macina, dove inizialmente venivano utilizzate tre molazze, quindi tre ruote in pietra, perché venivano utilizzate le mucche o gli asini. Successivamente è stata costruita la struttura in cemento perché è stata utilizzata l'elettricità per far ruotare le molazze. Una volta macinate e creata la pasta di olive, si passava a riempire i zimbili, che erano dei contenitori in fibra di legno, soprattutto castagno, venivano riempiti all'interno e messi in questa pressa manuale, che viene detta Uconsu. Però con l'avvenire dell'elettricità è stata sostituita dalla pressa elettronica, quindi a base elettrica, e venivano utilizzate anche gli zimbili in fibre sintetiche, quindi sono stati sostituiti quelli in fibra di castagno. Per poter prelevare l'olio e metterlo in deposito, venivano utilizzati diversi strumenti che possiamo trovare nella stiva, come il micanno, il mezzo micanno, il mezzo cafiso, il 10 litri, il 20 litri, quindi, e poi venivano depositate nelle giare che potevano essere di creta oppure in metallo. A seguire in Piazza Littorio si è tenuto il convegno sul tema agricoltura e resilienza, la grossa di Gerace e il suino nero d'Aspromonte. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Murdaca e della presidente di Enosis Maria Fazzari, sono intervenuti Monsignor Francesco Oliva e il parroco di Antonimina Costanzo. Hanno relazionato il commissario dell'ente Parco d'Aspromonte, Renato Carullo, e il direttore del Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, Marco Poiana. Era presente anche il direttore della cooperativa Maiale Nero d'Aspromonte, Francesco Barretta, assieme al direttore dell'Associazione Regionale Allevatori della Calabria, Filomena Citarro, e del presidente del GAL Terre Locridè, Francesco Macri, e il direttore Guido Mignolli. In questi giorni mi viene un grande ricordo, il mio ricordo della mia fanciullezza e di quello che girava intorno a questa tradizione del maiale, le riunioni di famiglia e tutti i preparativi prima e dopo e durante per la macellazione. Ed era in quei periodi della macellazione che andava dal 6 gennaio in poi, si ravvivava questo paese. La mattina alle 3, alle 4 sentivo gridare il maiale che lo scannava, la gente, le famiglie, le riunioni delle famiglie. L'hanno ripreso questi ragazzi dell'associazione Enosis, che l'hanno costruita da poco, e li ringrazio veramente di cuore per quello che stanno creando per ravvivare questo paese che soffre come tanti paesi interni lo spopolamento. La nostra è un'associazione nata da qualche anno, diciamo, dall'unione di intenti di diversi ragazzi che hanno a cuore questo paese e che mirano, diciamo, a farlo risorgere un attimino da quella che è una situazione un po' di abbandono, diciamo così.
in un contesto di ripresa del territorio, dopo una serie di progetti che abbiamo avviato già quest'estate, abbiamo deciso in occasione di San Martino di restaurare un vecchio frantoio e dare ad Antonimina un museo dell'olio, proprio perché anche Antonimina rientra in quello che è il progetto della città dell'olio. È un frantoio, un antico frantoio Trappitedu, che è stato costituito nel 1878 da una società di proprietari terrieri che hanno deciso di dare avvio a questa cultura e tradizione dell'olio. Ora, purtroppo strada facendo nel corso del tempo la tradizione ad Antonimina un pochettino si è persa a livello, come dire, di attività economica, è rimasta soltanto come attività prevalentemente familiare, ma che negli ultimi anni stiamo assistendo proprio ad un voler rianimare anche l'economia olivicola, quindi ci siamo attivati affinché questo possa anche essere un motore per poter riavviare il turismo, comunque per dare avvio ad una ripresa al nostro paese. Dopo il convegno, apertura dei banchetti espositivi di prodotti tipici e artigianali provenienti dalle aziende locali. Sicuramente sono degli elementi, quelli della ricchezza dei prodotti enogastronomici o agroalimentari, se vogliamo declinarli in questi termini, di questo territorio molto importanti. Ci sono delle peculiarità molto forti, il Magliare Nero è una di queste che va valorizzata, anche se già lo si fa, ma va fatto ancora un po' di più, anche perché chiaramente essendo una razza autoctona ha delle problematiche che le razze commerciali, per fortuna loro, delle razze commerciali non hanno. Sulla grossa di Gerace si può fare tantissimo dal mio punto di vista, è sicuramente un'oliva interessante con un olio particolare che ha molti pregi, ha anche i suoi difetti, ma come varietà io ritengo sia importante perché selezionata in un territorio difficile, ecco, usiamo questo termine dal punto di vista ambientale come quello della Locride, sicuramente è una varietà che ha delle caratteristiche che può essere molto utile verso quei cambiamenti climatici dove l'acqua potrebbe scarseggiare nei momenti in cui la pianta ne ha bisogno, nei momenti in cui la pianta sviluppa le olive, le temperature sono troppo elevate e potrebbe essere molto importante utilizzare questa pianta. Poi aggiungo una cosa, la multifunzionalità dell'olivo nella grossa di Gerace come pianta è visibile perché ha un effetto ambientale, un aspetto ambientale di salvaguardia ambientale, produce olio che, come ho detto in precedenza, ha dei pregi ma anche può avere dei difetti che però possono essere gestiti, e può produrre un'oliva da tavola che ricordo sempre ormai da anni, spero prima o poi di essere ascoltato, in Italia ne abbiamo molto molto bisogno perché importiamo molte olive da tavola, molte di più di quante ne consumiamo nel nostro paese, e la grossa di Gerace, anche se non è proprio grossa come il nome lo dice, potrebbe essere d'aiuto allo sviluppo del comparto.